Ciao a tutti, questo è un audiobook trailer. Cos'è un audiobook trailer? Per farla corta ma breve, un audiobook trailer è la lettura del primo capitolo di un libro. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere gratuitamente, un copyleft, scaricando il testo in PDF. Io sinceramente detesto gli audiobook. I libri vanno letti, non ascoltati. Inoltre leggere è anche un piacere. Certo, vedere un film, giocare ad un videogame, ascoltare la musica, sono tutti ottimi passatempi. Ma leggere è qualcosa di più di un passatempo. Anche perché leggere fa bene al cervello, sviluppa i vostri neuroni, arricchisce la vostra fantasia e mentre leggete la vostra mente forma quasi un film che si dispiega nel vostro cervello, che poi di fatto la rappresentazione immaginaria della favola di ciò che si legge. Quindi, per farla corta e breve, in questo file troverete una serie di introduzioni, cioè la lettura del primo capitolo del testo che vedrete in copertina allegato. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere andando a scaricare semplicemente il file che è coperto da copyleft. Ciao! Ciao, in questa chattata vi parlerò di quattro libri che non fanno parte né della collana del dottor Quatermenga né della collana riguardante lo sviluppo della linea del plot proveniente da Hot Cup of Tea. Sono quattro libri di sempre appartenenti al gruppo Mia Fantascienza, di cui due sono in multitrama. Settima Hallucination e Techno Disc Defused, mentre gli altri due, Stargate SG-1 Rebooting e Spaceship Nostromus, sono due testi di fantascienza in narrativa lineare. Techno Disc Defused. Capitolo 1. Primo contatto con una razza aliena era finalmente accaduto, tuttavia le cose non erano andate come i terrestri si aspettavano che andassero. Forse era scoppiata una guerra tra l'umanità e degli alieni invasori. Alcuni scienziati ritenevano che le quattro entità aliene in cui il genere umano era entrato infaustamente in contatto potessero non essere esattamente delle entità aliene provenienti da altri mondi. In ogni caso, sulla base terrestre, attorno ai satelliti di Giove, la musica era sempre stata la stessa. Alla Terra giungeva notizia che era atterrato un disco alieno di proporzioni gigantesche. Dopo qualche ora si perdeva definitivamente ogni tipo di comunicazione. Ieri un disco era atterrato sulla colonia di Europa. 6 giorni prima era stato il turno della base sul satellite Io. Il primo letale contatto fu registrato sulla colonia mineraria di Callisto. Da Europa, prima del blackout delle telecomunicazioni, il centro comando era riuscito a trasmettere delle informazioni preziose. Gli alieni erano quattro, e quattro entità aliene fuoriuscite dall'immenso disco si erano messe a distruggere ogni cosa. Una era di colore bianco, una era rossa, una era nera, l'ultima era verde. Dopo il tombale messaggio da Oberon 3 del 24/12/2152, le normali telecomunicazioni in alta frequenza si erano interrotte. Da 3 giorni sulla Terra le antenne ricevevano solo rumore di fondo proveniente da Giove. Le profezie erano sempre state una roba a metà strada tra la religione e la superstizione. Tuttavia, come ogni scienziato abituato a usare la logica fondata sui fatti, sentivi un'insormontabile ansia nell'animo, era il timore che le teorie di alcuni tuoi colleghi fossero fondate. Forse le criptiche sacre scritture dell'Apocalisse, dal versetto 1 al versetto 8, avevano trovato un'infausta chiave di decodifica? Per capire quello che era successo, il tuo laboratorio doveva utilizzare il complesso apparato sperimentale di cronovisione tachionica, equipaggiamenti segretissimi e sperimentali, che non erano completamente affidabili, in quanto poteva accadere che, a seconda delle circostanze, le subparticelle meco-ioniche Mu, Tao, Bao, Miao, Ken e Beauty subissero pesanti oscillazioni causate dai forti campi a trasmutazione antanica, limitando la possibilità di sondare il cono degli eventi passati.
Il passato finiva così per essere ispezionato una volta sola e con campionamenti orari che erano singoli e concorrenti, cioè non replicabili. Ti incamminasti pensieroso nel lungo tunnel di cemento armato costruito a molti centinaia di metri sottoterra. Tutti i macchinari avevano la luce verde, gli apparati erano perfettamente funzionanti, dovevi solo verificare quanto fosse disturbata la ricezione tachionica proveniente da Giove e dal suo piccolo satellite Europa. Il caso volle che le trasmissioni tachioniche d'Europa fossero altamente disturbate ed i complessi e costosi equipaggiamenti avrebbero potuto visualizzare quello che accadde 4 giorni fa sulla colonna di Oberon 3, una volta sola e con un unico campionamento. Era un aiuto assai scarso per gli obiettivi militari a cui la struttura era subordinata. Tuttavia, con quelle informazioni raccolte, fortunosamente, forse avresti potuto compilare il rapporto che il centro di difesa terrestre ti aveva ordinato di presentare. Scoprire la dislocazione, la consistenza, le tattiche, le armi e il gradiente tecnologico dei presunti alieni che misteriosamente erano apparsi con intenzioni altamente ostili. Devi prendere una decisione. In quale orizzonte temporale sintonizzi il cronovisore per investigare su Giove nell'intorno del satellite Europa e lungo le zone prospicienti la colonia di Oberon 3? Alle ore GMT 23:55 e 28 secondi del 24 dicembre 2152? Continua a leggere a pagina 14. Alle ore GMT 17:55 e 28 secondi del 24/12/2152? Continua a leggere a pagina 6. Alle ore GMT 05:55 e 28 secondi del 24/12/2152. Continua a leggere a pagina 11. Stargate SG-1 Rebooting. Omaggio al film Stargate e alla serie televisiva Stargate SG-1. Il seguente testo consiste nella costruzione di un prequel al plot Stargate, oltre ad un sequel che abbia una trama semi-incompatibile ma coerente alla serie Stargate SG-1. Il fan ebook è stato assemblato aiutandosi con le ipotesi già espresse nel mio blog di fantascienza. Vincoli logici del prequel sono quelli del plot Stargate, dove in breve lo spettatore apprende che da un pianeta alieno morente, un alieno atterra sulla Terra, soggioga e controlla il corpo di un umano come ospite e lo mantiene in vita con il sarcofago in modo indefinito. Regna e governa sulla Terra con ferocia, trasportando umani su un altro mondo dove costruisce un backup del suo regno terrestre. Scoppia però sulla Terra una sorta di ribellione. L'alieno è scacciato, lo Stargate viene sepolto in Giza, mentre l'alieno si rifugia sull'istante pianeta di backup, dove vieterà la lettura e la scrittura agli schiavi che ha deportato dalla Terra. Questi esseri umani lavoreranno in stato di semischiavitù per estrarre dalla roccia aliena, che è la base della sua tecnologia. L'alieno oppressore morirà in un'esplosione nucleare durante un confronto con la squadra del colonnello O'Lean, O'Neill e Jackson. Vincoli del sequel sono de facto tutti quelli espressi dal serial TV Stargate SG-1. In particolare, il sequel narrativo, questo fan ebook, poggia sulle puntate della stagione 1, episodio 19, sulla stagione 3, episodio 6, dove il telespettatore apprenderà dell'esistenza del pianeta P3R233, il quale era stato nuclearizzato dai Goa'uld, ma nelle rovine sotterranee un pericoloso specchio multidimensionale era stato ritrovato e da cui era possibile accedere ad infinite realtà alternative. Sono Brock e Katie Holden, addetta ai sistemi della nave spaziale Nostromo, data stellare 2170.1.2.1. Il computer ha spento i motori, terminando l'accelerazione sino a 0,5 G, sul traghetto spaziale Nostromo. Tutto procede bene. Io faccio 16 ore di guardia, poi subentra il mio collega Marcus Donovan, anche lui addetto ai sistemi della nave spaziale. Non ci sono intoppi o imprevisti, l'intelligenza artificiale funziona anche troppo bene, al punto che noi non abbiamo quasi niente da fare. Sono Brooke e Katie Holden, addetta ai sistemi della nave spaziale Nostromo, data stellare 2170.1.3.4. I rilevatori di movimento hanno detectato segnali misteriosi. Forse abbiamo dei clandestini a bordo. Tuttavia, non ci sono scostamenti significativi nei consumi d'aria, d'acqua, energia, cibo, a valori pro capite. Gli stocchi e le produzioni sono perfettamente normali per due persone d'equipaggio.
Assieme a Marcus, abbiamo programmato IA per prelevare immagini dalle videocamere, quando errori di movimento saranno rilevate dai sensori. Speriamo così di raccogliere più informazioni sul numero ed il genere dei clandestini che sono a bordo. Io e Marcus abbiamo anche deciso di interrompere il normale ruolino di guardia. Stiamo effettuando una ricerca sistematica in tutti i settori della nave. Ci vorrà tempo per controllare tutti i 5 km del ponte di tribordo, quanto i 5 km del ponte di babordo. Ovviamente blocchiamo le paratie, procedendo per esclusione, così dovremmo riuscire ad intrappolare i clandestini. Sono Marcus Donovan, addetto ai sistemi della nave spaziale Nostromus, data stellare 2170.9.3.5. Abbiamo ristabilito il normale ruolino di guardia, le ricerche hanno dato esito negativo. Non ci sono clandestini a bordo, non ci sono scostamenti statisticamente significativi nei consumi d'aria, acqua, energia, cibo. Non so cosa vi abbia detto Brooke, ma non è assolutamente vero che si sentano strani rumori a bordo. Non è assolutamente vero che spesso si vedano ombre misteriose che si muovono all'interno della nave. Le tracce rilevate dai sensori di movimento sono probabilmente interferenze, forse causate dal vento siderale. Il traghetto potrebbe non essere perfettamente schermato contro i raggi cosmici provenienti dallo spazio profondo. Ciao, in questa chattata vi parlerò di 4 libri che non fanno parte né della collana del dottor Quatermenga né della collana riguardante lo sviluppo della linea del plot proveniente da Hot Cup of Tea. Sono 4 libri di sempre appartenenti al gruppo Mia Fantascienza, di cui 2 sono in multitrama, Septima Hallucination e Take No Disc Defused, mentre gli altri 2, Stargate SG-1 Rebooting e Spaceship Nostromus, sono 2 testi di fantascienza in narrativa lineare.